La rubrica che la città metropolitana dedica ai restauri d'arte ci porta oggi a scoprire la storia legata alla chiesa di Santa Maria Maggiore nel Borgo Vecchio di Avigliana. La chiesa di Santa Maria Maggiore, che è stata chiesa parrocchiale fino al 1974, è oggi sede del Centro Culturale Vita e Pace, che ne promuove i lavori di restauro, le indagini archeologiche ed ospita la collezione permanente delle opere scultoree dell'artista Elsa Veglio Turino. C'era questa grossa collezione di statue, che è una collezione di statue della mia mamma, che ha fatto queste grosse statue sotto l'impulso di un ordine di Padre Pio. Padre Pio vede le cose di mamma, vede una testa dalla Via Crucis, hai fatto le teste, adesso fai i corpi. E mia madre, che non aveva mai tenuto una stecchetta di scultore in mano, che non sapeva fare niente di scultura, va a casa e si mette con la plastilina a fare queste grosse statue. Manda a Padre Pio, man mano che fa le cose, le fotografie, e Padre Pio è contento. Vai avanti. Nel 1999 mi viene in mente, dice, ma mamma ha fatto delle cose belle, io le ricordo, e mi viene in mente di andare a recuperare le statue, e incomincio a recuperare il Cristo, che è il capolavoro di mamma, e poi pian pianotto recupero le statue, ma dove metterle? Allora parlo con il parroco, il mio parroco di allora, Don Balbiano, e dico, senta, quella chiesa lassù che è bisognosa di restauri, me la potrebbe dare come contenitore di questa grossa collezione di statue? E gli faccio vedere quella. Signora, vada ovunque siano, vada a prendere, la chiesa è a sua disposizione. E di qui viene in mente cosa fare di questa chiesa, cosa fare di queste statue. Mi è venuto un'idea. Arte e cultura, non fine a se stessa, ma come ponte tra il materiale e lo spirituale. Le origini della chiesa sono incerte e le prime notizie narrano di rifacimenti eseguiti nel 774 in seguito ai danni subiti dall'edificio durante la battaglia tra Carlo Magno e i Longobardi. Dopo una serie di distruzioni e ricostruzioni, prima della fine del XVII secolo, la chiesa venne riedificata con le attuali linee di ispirazione barocca. Il mio intervento è iniziato con l'indagine stratigrafica sulle pareti della navata centrale e di alcune cappelle. In questa occasione siamo venuti a conoscenza delle stratificazioni di tutta la chiesa, in particolare delle fasi più antiche, ma anche delle fasi seicentesche. Quello che vediamo ora, infatti, è l'aspetto ottocentesco che riguarda l'ultimo intervento importante che si è avuto all'interno di questo edificio. Si è stabilito di procedere per piccoli lotti con un cantiere pilota e in particolare concentrando l'attenzione su questa parte a sinistra dell'ingresso, una parte che era particolarmente degradata e aveva subito delle manutenzioni pesanti all'inizio del Novecento. Abbiamo operato recuperando la fase ottocentesca che vediamo sulla volta, composta da monocromi molto belli ed eleganti, e abbiamo quindi eliminato le parti novecentesche abbastanza rozze per poi reintegrarle e riproporle su queste pareti. Quindi quello che vediamo attualmente sulla campata laterale sinistra è proprio la fase ottocentesca recuperata, che possiamo invece vedere già visibile sulla volta. Ovviamente questo non è che l'inizio di un progetto di intervento che comprende tutto l'edificio, che è stato redatto in accordo con l'associazione Vita e Pace. In futuro, confrontandoci con i funzionari della soprintendenza, decideremo su quale ambito architettonico operare, dando delle priorità che possono essere di tipo conservativo o delle priorità anche dal punto di vista della visibilità, per incentivare oltretutto i finanziamenti, i contributi esterni a favore di questo edificio.